confronto, l'aveva proposto dei contribuzioni, insomma, aiuto alle start-up, ha avuto dei riscontri. Sì, nel senso non c'è stata interlocuzione con la platea in modo, sulle singole proposte, però credo che l'idea di facilitare il percorso delle start-up, ma soprattutto di consentire ad alcune di queste, alle migliori, di poter crescere attraverso gli strumenti di rapporto con la finanza e con imprese più grandi sia apprezzabile, insomma, dal mondo degli imprese. Più concreta che oggi ha promesso gli industriali, agenzie dire. Prego? Sono di agenzie dire. Qual Oh, è la molte, vostra? molte concrete, devo Quali? dire. Beh, per esempio, appunto, questa che stavo raccontando sulle start-up, piuttosto che un elemento di incentivazione per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato che si somma a quella già decisa dal governo. Sapete che il governo ha disposto uno sconto del 50% dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani. Noi diciamo per quelli che portano innovazione all'interno del tessuto della piccola e media impresa lombarda, quindi legati ai cluster della specializzazione intelligente, flessibile o alla digitalizzazione, sconto del 100%. Credo che sia una misura molto concreta che può produrre grandi risultati. La prima che realizzerà una volta che sarà eletto, se sarà eletto. Allora, intanto scegliere gente molto brava per fare la giunta, questa è la prima cosa. Si lavora in squadra, serve una squadra di persone molto competenti. E poi ho parlato oggi con gli imprenditori del patto per il lavoro, cioè di un momento fondativo della legislatura in cui la Regione insieme alle imprese, sindacati, territori, Camere di Commercio, Università e Terzo Settore prende la mira sulla direzione di marcia dei prossimi anni. Io credo che la Lombardia debba diventare una grande regione a valore aggiunto, competitiva in Europa e vanno però insieme scelti anche gli ambiti di investimento pubblico e privato. Correggerebbe qualcosa del Jobs Act? Correggerebbe qualcosa? Regionale, quindi non so Parla se. di federalismo solidale, che differenza c'è rispetto a quello della Lega? Bah, la Lega per anni ha così scaldato gli animi dicendo teniamoci i nostri soldi e prendiamoci una distanza rispetto agli altri territori. Io penso al contrario che la Lombardia abbia la responsabilità, essendo una grande regione, di essere di traino a tutto il resto del paese e quindi questo è federalismo solidali. Credo nell'autonomia, sapete che mi sono battuto prima, dopo, durante il referendum per questa maggiore responsabilità della Regione in capo a molte competenze importanti. Andremo in fondo, quindi il percorso che ha iniziato Roberto Maroni sarà completato e reso operativo, ma lo scopo appunto è metterci nella condizione di fare meglio di quanto lo Stato non stia facendo in alcuni ambiti strategici a vantaggio nostro ma di tutto il Paese.